Pochi giorni fa abbiamo parlato delle apparizioni della Madonna a Fatima. Ieri ho parlato dei segreti di Fatima e oggi è doveroso parlare del cuore immacolato di Maria, perché a Fatima la Madonna si è presentata come la regina del Santo Rosario. Però ha diffuso Fatima in tutto il mondo la devozione al cuore immacolato di Maria, come una devozione che può salvare il mondo anche dalle guerre, da odi, da pericoli. Quindi la devozione al cuore immacolato di Maria, è qualcosa che Dio Padre ha stabilito per prevenire anche i mali del mondo. E quindi io parlo adesso del cuore immacolato di Maria e di questa devozione. Cosa significa essere devoti al cuore immacolato di Maria, così come anche è venuto fuori dalle apparizioni di Fatima. Innanzitutto, vedete, si parla di cuore, cuore. Tutti noi abbiamo un cuore, tutti noi abbiamo un cuore fisico, però c'è anche un cuore dal punto di vista spirituale. E il cuore immacolato di Maria è questo cuore spirituale di Maria, perché il cuore, dal punto di vista biblico, rappresenta appunto il centro della vita spirituale di una persona, rappresenta l'interiorità, della persona. E quindi quando diciamo interiorità, diciamo che rappresenta anche tutti i sentimenti della persona. Quindi quando diciamo cuore, diciamo tante cose. Facciamo un esempio: se parliamo di cuore, parliamo di coraggio, parliamo di gioia, parliamo di dolore, parliamo di affetto verso gli altri, no? Un cuore pieno di affetto, parliamo anche di dispiaceri, quindi un cuore pieno di dispiaceri. E quindi cuore indica, possiamo dire, il centro della vita spirituale della persona, però il cuore è anche centro sede dell'intelletto e della conoscenza. Ecco, dal punto di vista spirituale si parla ad esempio di un cuore sapiente, un cuore saggio, come quello di Salomone, una persona che è intelligente, che sa essere prudente, quindi anche un cuore prudente. Quindi dal cuore poi deriva anche l'intenzione con cui una persona compie un gesto. Quindi alla fine il cuore è anche il centro in cui noi prendiamo le decisioni, e quindi da cui proviene l'impulso per operare, per programmare, per decidere. E alla fine praticamente il cuore di una persona che cos'è? Il cuore di una persona possiamo dire che è la sua personalità tutta intera, è il suo essere intimo e irripetibile. Ognuno di noi, vedete, ha un cuore ed ha un cuore grande. Dice la parola di Dio che il nostro cuore è grande come un abisso. E quindi nel cuore umano ci possono essere tante cose. Pensate anche, ad esempio, che Dio vuole essere anche dimora nostra e abitare nel nostro cuore. Ora, Dio può abitare nel nostro cuore, vuol dire che il nostro cuore, dal punto di vista spirituale, può essere veramente qualcosa di grandioso, no? Di meraviglioso. E poi allora ognuno di noi ha un cuore anche irripetibile, perché ognuno di noi ha un cuore particolare, no? Sentimenti particolari, affetti particolari, gioie particolari, doni anche particolari che Dio ci dà. Però quindi vedete, siccome anche il cuore allora diventa anche la dimora di Dio, perché Dio vuole dimorare nel cuore dell'uomo, allora possiamo dire che anche il cuore è il luogo in cui l'uomo incontra Dio, è il luogo in cui incontriamo Dio il cuore, i nostri sentimenti, possiamo incontrare Dio attraverso quello che sentiamo, quello che proviamo, cioè se ciò che noi proviamo è in sintonia con Dio, allora Dio abita dentro di noi. Certo, la cosa più bella qual è? È quando il nostro cuore è pieno di amore come il cuore della Madonna, no? Il cuore della Madonna è un cuore veramente che ama in modo grandioso, in modo speciale. Nel Vangelo si parla del cuore della Madonna, sì, se ne parla soprattutto in modo diretto, in due brani, in modo indiretto anche in tanti altri brani. Però in modo diretto se ne parla nel Vangelo di Luca, capitolo 2, versetto 19,
è sempre Vangelo di Luca, capitolo 2, versetto 51, in cui c'è quell'espressione che sicuramente anche tutti quanti voi sapete, quell'espressione in cui si dice Maria da parte sua serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. E invece Luca 2,51 dice sua madre serbava tutte queste cose nel cuore. Quindi si parla, riguardo alla Vergine Maria, di serbare, si parla di meditare. Cosa significano queste parole? Quindi serbare vuol dire conservare nel cuore, cioè la Madonna aveva fatto del suo cuore la sede di tutte le cose belle che riguardavano Gesù. E quindi lei non è che vedeva qualcosa di Gesù, ascoltava una parola e se la dimenticava subito un'ora dopo, no, la custodiva, la serbava nel suo cuore, cioè tutto ciò che la Madonna viveva con Gesù, lei lo custodiva nel cuore. A questo punto anche riflettiamo su di noi, quante cose belle abbiamo ascoltato anche durante le messe, predicazioni, in tanti anni della nostra vita, ma quante cose abbiamo serbato, quante cose abbiamo custodito dentro di noi, quante cose abbiamo tenute accese nel nostro cuore, forse poco o niente. Quindi il cuore della Madonna era un cuore sveglio, che stava attento, che meditava e che custodiva tutte le cose belle. Quindi ecco, innanzitutto il cuore della Madonna ci insegna anche a custodire tutte le cose belle che Dio ci vuole donare. Però dice questo brano che non soltanto la Madonna custodiva, serbava nel suo cuore, ma dice anche meditava. Questo verbo meditare in greco significa mettere insieme, cioè la Madonna meditava oggi una cosa, domani ne meditava un'altra e poi sentiva anche un'altra parola di Gesù e sapeva anche collegare tutte quelle cose che ascoltava, le metteva insieme, cioè ci ragionava su, ci rifletteva su, e poi arrivava alle conclusioni, perché era anche illuminata dallo Spirito Santo, e quindi lo Spirito Santo poi gli faceva collegare le cose in modo che lei capisse tutto. Infatti la Madonna non subito capiva tutte le cose. Infatti se vi leggete il brano di quando Gesù rimase per 3 giorni nel Tempio, lo trovarono nel Tempio, poi Gesù disse non sapevate che devo occuparvi delle cose del Padre mio, e poi dice alla fine ma essi non compresero le sue parole. Certo non le compresero Giuseppe e la Madonna, però le custodirono e le meditavano, perché poi la comprensione sarebbe venuta poi più in là. Anche noi, vedete, noi ascoltiamo un'omelia, non la comprendiamo, ascoltiamo un brano del Vangelo, lo dobbiamo sempre custodire, perché può darsi che andando avanti arriva una luce su quella cosa che abbiamo ascoltato. E così faceva la Madonna, però mettendola insieme. Allora vedete, il cuore della Madonna era un cuore che meditava continuamente le cose di Gesù. Ecco, il vostro cuore è anche così? Forse sì, il cuore di alcuni è veramente così, perché io conosco alcune persone che hanno sempre il nome di Gesù sulle labbra, conosco alcune persone che nella loro mente è sempre presente Gesù nella loro vita. Ci sono alcune vecchiette anche qui a Curinga che sono lucide, ma pregano forse 40-50 rosari al giorno, hanno sempre il nome di Gesù sulle labbra e anche la mente piena di preghiera, no? Però ecco, la Madonna meditava, contemplava e pregava, quindi il cuore della Madonna era come un tempio di Dio. Quindi devozione già al cuore immacolato di Maria, questo ci fa capire alcune cose importanti già, cioè che Dio vuole incontrarsi con noi nel nostro cuore e che il nostro cuore dovrebbe essere quasi come un tempio santo, un tempio di lode, di preghiera, di amore. Poi siccome dal cuore dice, vi ricordate quel passo di Gesù, no? Quando lui spiega che ci sono alcuni, c'erano diciamo nella tradizione ebraica alcuni cibi che erano leciti mangiare, altri no. Però poi Gesù dice non ciò che entra nell'uomo contamina l'uomo, cioè diceva che uno può mangiare tutti i cibi, no? Non è che uno mangia un cibo, basta che sia commestibile, uno lo mangia, lo può mangiare. Però poi dice, ma ciò che esce dall'uomo contamina l'uomo. Cioè diceva, dal cuore dell'uomo escono le intenzioni cattive. E poi ne enumera tante intenzioni cattive. Quindi vedete, il cuore nostro, se è immacolato come quello della Madonna, vuol dire che dal nostro cuore
non dovrebbero uscire intenzioni cattive, mai intenzioni cattive. Potrebbe anche darsi che alcune volte siamo confusi e per la confusione scambiamo forse il bene con il male e forse facciamo qualcosa che a noi ci sembra bene ma poi è male, però o non volontariamente, cioè non dobbiamo mai volontariamente concepire il male dentro di noi e farlo. Questo sarebbe anche un grave peccato, perché dal cuore dell'uomo vengono queste cose. Quindi vedete, può darsi che il nostro cuore non sia immacolato, ma può darsi quindi che il nostro cuore sia un po' inquinato, inquinato da intenzioni cattive che possono venire dentro di noi. Certo, se nel nostro cuore viene un'intenzione cattiva, non è che abbiamo fatto subito peccato. Il peccato è poi quando questa intenzione uno medita il modo in cui deve operarla e poi la fa il male. Perché se io ho un'intenzione cattiva e dico a questa intenzione cattiva che mi è nata nel cuore, dico no, questo non mi appartiene e non lo voglio, ho vinto quella tentazione. E quindi vedete, il nostro cuore, devozione al cuore immacolato di Maria, significa che bene o male, vedete, il nostro cuore dovrebbe un po' essere un po' simile a quello della Madonna. Bello come quello della Madonna, puro per quanto ecco riusciamo ad esserlo, sincero per quanto possiamo esserlo, buono, pieno di bontà, pieno di perdono, pieno di tenerezza. Quindi un po' io pensavo anche a questo, cioè che meditare sul cuore immacolato della Vergine Maria può essere per noi anche fonte di guarigione del nostro cuore. Cioè più meditiamo sulla Madonna e sul suo cuore, più ci rendiamo conto di quanto il nostro cuore sia lontano da quanto Dio si aspetta, da come se l'aspetta Dio da noi. Vi ricordate quella frase di Gesù in croce? Quando Gesù era in croce, mi sembra la quinta parola di Gesù in croce, Gesù disse: ho sete, disse questa parola, ho sete. Che significa questa parola che Gesù disse? Certo, aveva sete, perché sulla croce era disidratato completamente, aveva sofferto in un modo spaventoso, disse: ho sete. Uno prese una spugna di aceto e gliela diede. Però quando Gesù dice ho sete, quella parola significa: io ho sete di cuori, ho sete di cuori belli, ho sete di cuori santi, ho sete di cuori immacolati. Per questa mia sofferenza voglio che il vostro cuore sia purificato. Quindi vedete, il Signore vuole trasformare il nostro cuore. Vi ricordate anche la profezia, mi sembra, di Ezechiele, no? Nella parola di Dio, in cui Gesù, in cui lo Spirito Santo dice: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, vi darò un cuore nuovo. E questa è la devozione al cuore immacolato di Maria, cioè se noi siamo devoti alla Madonna e lo siamo realmente, non così diciamo soltanto per facciata oppure così un po' per tradizione, no, ma veramente il nostro cuore piano piano guarisce, il nostro cuore guarisce e diventa bello. E poi la Madonna con le sue mani sante e immacolate riesce a purificare il nostro cuore e poi a consegnarlo a Gesù purificato. Questa è la devozione al cuore immacolato di Maria, cioè che il peccatore consegni il proprio cuore alla Madonna e la Madonna pian piano lavori e lo salvi. Perché vedete quante volte a Fatima la Madonna ha detto che bisogna pregare per i peccatori, soffrire sacrifici per loro perché si convertano, cioè perché il loro cuore cambi. Quindi tutto questo, ecco, è devozione al cuore immacolato di Maria. Ora vi voglio dire una cosa molto bella ancora riguardo al cuore immacolato di Maria, una cosa che diceva Sant'Agostino. Sant'Agostino diceva che la Madonna aveva concepito già Gesù nel suo cuore ancora prima dell'Annunciazione, cioè nell'Annunciazione alla Madonna gli apparve l'angelo, quindi disse: lo Spirito Santo scenderà su di te e da te nascerà Gesù, il Salvatore, Dio, il Figlio di Dio. E quindi in quel momento è avvenuto l'evento dell'incarnazione, in cui praticamente nel ventre della Vergine Maria si è incarnato Dio, no? Si è incarnato Dio.
ha preso vita a Dio, inizia a prendere vita a Dio. Sapete che anche la vita va anche difesa dal concepimento fino alla morte, no? Dobbiamo essere contro anche tutte quelle cose, anche contro l'aborto, contro tutte queste cose. Il Signore, concepito nel grembo della Vergine Maria, fin dal suo primo istante del suo concepimento, era Dio. Ogni vita è Dio, e ogni vita è santa, è vera e non va eliminata, altrimenti sarebbe un peccato grave, il peccato, ad esempio, dell'aborto. Però vedete cosa voglio dire? Voglio dire che la Madonna, ancor prima di questo evento dell'incarnazione, diceva Sant'Agostino, il suo cuore era già pieno di Dio. Utilizzava Sant'Agostino questa espressione: la Madonna ha concepito Gesù nel suo cuore prima di concepirlo nel suo grembo. Allora, il cuore della Madonna era già pieno di Dio, di Gesù, ancora prima. Questo diciamo perché? Per virtù dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo era sceso già sulla Madonna anche nel momento del suo concepimento, e lo Spirito Santo aveva prodotto nella Madonna la grazia dell'Immacolata Concezione. E quindi già la Madonna, dal momento del suo concepimento, era già piena di Spirito Santo. Quindi praticamente poi la Madonna, il cuore della Madonna si è riempito già di Gesù. E quindi vedete, diceva Sant'Agostino che la cosa bella della Madonna è questo concepimento di Gesù nel suo cuore. Poi non so se Sant'Agostino va oltre un po' nelle sue affermazioni, però poi dice anche Sant'Agostino che per la Vergine Maria aver concepito Gesù nel suo cuore è stato qualcosa anche di più importante che averlo concepito nel suo grembo, pensate. Quindi un po' questo ci fa riflettere, perché un po' la devozione al cuore immacolato di Maria allora ci porta a concepire Gesù nel nostro cuore, come una cosa grandiosa, a fare nascere Gesù nel nostro cuore. Tante persone hanno parlato del cuore della Madonna, hanno riflettuto sul cuore della Madonna, San Bonaventura, che ripete anche la cosa di Sant'Agostino, poi ancora diversi teologi, hanno dei scrittori ecclesiastici, hanno parlato del cuore della Madonna, hanno detto un cuore pulito, un cuore puro, un cuore immacolato, un cuore santo, un cuore amatissimo e anche un cuore amantissimo, cioè un cuore che ama, e un cuore beato, un cuore pieno di dolcezza. Poi un teologo, il teologo Barré, in una preghiera del XII secolo, che lui riporta, diceva così: ogni anima ti magnifichi, o madre di dolcezza, ogni lingua di genti esalti nei secoli eterni la beatitudine del tuo cuore, dal quale scaturì la nostra salvezza. Ci sono stati anche tanti santi, ecco, devoti al cuore di Maria, tanti santi che hanno parlato, forse hanno un po' esagerato alcuni, ce n'è un santo che diceva così, pensate, il cuore ammirabile della tre volte santa Madre di Dio. Quindi, un po' per accentuare un po' la bellezza della Madonna, ecco, alcuni teologi poi hanno forse un po' esagerato, però in questa esagerazione c'è anche la devozione forte alla Madonna. Anche noi, vedete, nel culto, certe volte, dal punto di vista della pietà popolare, qualche espressione può essere anche un po' esagerata, no, riguardo alla Madonna, però. Ecco, questo esprime l'affetto un po' del cuore verso la Madonna, come quando ad esempio una mamma dice al figlio: tu sei l'adorato mio figlio, adorato mio figlio, no? Anche noi nel nostro cuore possiamo utilizzare delle espressioni di questo tipo, ecco, verso la Madonna, anche esaltandolo un po' di più. Non facciamo peccato, perché quando facciamo un elogio alla Madonna, sappiate che Gesù è molto contento, che Gesù è contentissimo. I teologi dicevano che, onorando il cuore della Madre di Dio, onoriamo la sua santità, la dignità di tutti i misteri anche di Dio. Cioè, dicevano così alcuni teologi, anche San Luigi di Maria Grignion de Monforto: onorando il cuore immacolato di Maria, venerando il cuore immacolato di Maria, in qualche modo noi veneriamo anche la fonte di quel cuore che è Dio.
Quindi praticamente poi tutte le lodi che noi facciamo alla Madonna, tutto quello che diciamo a lei, no? Poi alla fine, siccome ecco la Madonna, il cuore della Madonna l'ha fatto Dio, poi la lode va al Creatore anche a Dio. Quindi ogni lode che facciamo alla Madonna in qualche modo poi si riversa su Dio. Quindi non stanchiamoci mai di lodare, di amare la Madonna e di manifestare la nostra e la nostra devozione verso di lei. Sapete quindi poi che a Fatima nel 1917 la Madonna disse che Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. E poi dice ancora una cosa molto importante che vi invito anche a ricordare. Dice così la Madonna a Fatima, dice: prometto la salvezza a chi la praticherà, cioè se una persona è devota al cuore immacolato di Maria, allora quella persona, la Madonna dice, prometto la salvezza eterna, pensate. Quindi onorare il cuore immacolato di Maria è anche per noi questione di salvezza eterna perché siamo come dei predestinati al paradiso. E poi dice, un'altra espressione bella che dice anche a Fatima, dice così: prometto la salvezza quindi a chi praticherà questa devozione al cuore immacolato di Maria. Poi dice, vedete qua, le anime che saranno devote al cuore immacolato di Maria saranno amate da Dio come fiori collocati da me, cioè dalla Madonna, per adornare il suo trono. Questa è una frase, penso, meravigliosa che ha detto la Madonna, cioè la Madonna ha detto che i devoti veri della Beata Vergine Maria sono purificati dalla Madonna, sono amati dalla Madonna e saranno, quindi pensate, come dei fiori che saranno posti accanto al trono di Dio onnipotente in cielo per adornare il suo trono. Quindi il trono di Dio sarà adorno e pieno di tutte le persone che hanno onorato e venerato la Madonna, il cuore immacolato di Maria. Pio XII, nel 1942, poi seguendo le indicazioni della Madonna, consacrò la Chiesa e il genere umano al cuore immacolato di Maria. Però in questa consacrazione non nominò la Russia, come diceva la Madonna, poi la Russia la nominò Paolo VI e Giovanni Paolo II. Però ancora ecco, Pio XII nel 1942 consacrò il mondo senza sottolineare quel fatto che dicevo ieri della consacrazione della Russia e poi istituì questa celebrazione del Cuore Immacolato di Maria che fu fissata il, pensate, il 22 agosto in quel tempo. Dopo il Concilio Vaticano II la festa del cuore immacolato di Maria un po' perdette, un po' quella carica forte che veniva da Fatima. Infatti la festa fu fissata dopo la solennità del Sacro Cuore, però fu ridotta, pensate, a memoria facoltativa. Quindi questa è una cosa molto strana, vedete, alcune volte secondo me, forse anche i Vescovi riuniti, alcune volte non onorano bene la Madonna. Perché al concilio, invece di esaltare di più questa festa, la abbassarono a livello di memoria facoltativa. Quindi questa è una cosa che secondo me non era assolutamente da fare. Però poi, il 1996, il 1 gennaio, la Congregazione per il Culto Divino e dei Sacramenti riportò quella della celebrazione del Cuore Immacolato di Maria a memoria obbligatoria. Ed è celebrata il sabato dopo la festa del Sacro Cuore di Gesù che è di venerdì. E quindi ecco, il cuore di Maria deve essere molto amato, no? Molto amato. Giovanni Paolo II, nella sua prima enciclica che ha scritto, dice che il mistero della redenzione si è formato sotto il cuore della Vergine Maria di Nazareth, quando ha pronunciato il suo Fiat. E quindi vi dico quest'ultima cosa adesso, perché devo finire, quest'ultima cosettina, ma forse la più importante di tutte quelle che di questa catechesi, cioè il cuore immacolato di Maria, se lo vogliamo sintetizzare un po' per capire che cos'è, il cuore immacolato di Maria è il Fiat di Maria, è
È il sì di Maria, è l'eccomi di Maria. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che tu vuoi. Cioè, quando parliamo di cuore immacolato di Maria, parliamo di un cuore che ha detto sì alla volontà di Dio. E l'ha detta sempre di sì, anche nei momenti belli, nei momenti brutti, anche sotto la croce ha detto sì alla volontà di Dio. Gesù in quel momento moriva. Ci sono alcuni teologi che dicono che anche, e sbagliano, che dicono che la Madonna anche sotto la croce si sarebbe anche ribellata un po', no? Quasi disperata. Non è vero, non è vero. Cioè la Madonna anche sotto la croce ha mantenuto forte la sua fede e ha mantenuto il suo fiat. Si faccia la volontà di Dio. Quindi alla fine la devozione al cuore immacolato di Maria poi diventa come uno stimolo per tutti noi a dire sì a Dio. Noi dobbiamo dire sì a Dio. La Madonna perché è apparsa a Fatima? È apparsa a Fatima perché il mondo stava dicendo no a Dio e avrebbe detto no a Dio. Oggi il mondo dice sì o dice no a Dio. Ecco, la devozione del cuore immacolato di Maria serve per riportare tutto il mondo a Dio, perché tutto il mondo dica sì a Dio. E noi che facciamo? Diciamo sì a Dio o diciamo di no? Oppure diciamo ni? Ecco, la devozione, una persona che è devota al cuore immacolato di Maria vuol dire un sì pieno a Dio, dico sì a Dio. Certo, poi se Dio dice la domenica vai a messa e poi uno non ci va, non dice più sì a Dio, non dice onore i genitori e uno non li onora, li maltratta, dice Dio dice non rubare, uno ruba. Quindi vedete, alla fine il cuore immacolato di Maria, questa devozione è un aiuto per riportare tutta l'umanità a Dio. Per questo la Madonna disse così, che Dio aveva stabilito la devozione al mio cuore immacolato per riportare l'umanità a Dio. Allora noi dobbiamo dire questo sì a Dio, dobbiamo dire questo sì. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Vi darò un cuore nuovo, dice la parola di Dio. Chiediamo alla Madonna veramente che oggi ci faccia, ci trasformi un po' il cuore, no? Piano piano lei ci riesce, il nostro cuore può essere un po' duro.